ragazzi, oggi facciamo insieme la purea di zucca. È una preparazione che va bene sia per le cose dolci che per le cose salate, quindi noi non andremo ad aggiungere né zucchero né sale alla nostra zucca. Ora semplicemente io l'ho tagliata in pezzi e poi la andrò a appoggiare su una leccarda da forno a pancia in giù. Così, molto molto semplicemente, l'andremo a mettere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Dopodiché, quando uscirà dal forno, scaveremo col cucchiaio l'interno in modo da togliere tutta la polpa e creeremo la purea di zucca. Forchetta inizia a entrare, ma non del tutto, quindi non è ancora cotta. Dobbiamo aspettare ancora, credo, una decina di minuti. Ok, ora che la forchetta entra agevolmente nella buccia, vuol dire che la zucca è cotta. Ora la tiriamo fuori e la spolpiamo. Ora andiamo a frullare tutta la polpa che abbiamo ottenuto per avere proprio la purea vera e propria. Ok, e questa è la purea di zucca che abbiamo ottenuta. Semplice zucca cotta al forno. Come vi dicevo prima, non ho aggiunto né sale né zucchero perché questa polpa può essere utilizzata come ingrediente principale o coadiuvante in molte preparazioni, sia dolci che salate. Allora, la purea di zucca può essere utilizzata, come vi dicevo, per preparare dolci come ad esempio i biscotti alla zucca, i muffin con la zucca oppure delle torte alla zucca, che può essere l'ingrediente fondamentale, l'unico ingrediente, diciamo, a parte la farina, le uova, le solite cose, oppure può essere un'aggiunta giusto per insaporire. Invece nelle preparazioni salate si presta tantissimo, nonostante sia un ingrediente dolce di suo, però diciamo che con piccoli accorgimenti di sale e pepe e alcune altre cose tipo la noce moscata, che ci sta molto bene, può essere usato tranquillamente per fare dei buonissimi risotti. C'è chi fa gli gnocchi alla zucca, si possono fare con la purea di zucca delle buonissime zuppe, e io infatti penso che la maggior parte lo utilizzerò proprio in questo modo, perché noi la zuppa di zucca solitamente la prendiamo già fatta,
In questo caso, siccome ce l'ho come ingrediente fresco, sano e salutare, nonostante io l'abbia cotto e frullato, adesso lo andrò a mettere in vari barattolini all'interno del congelatore, in modo che io, quando avremo voglia di zuppa di zucca, tiro fuori il barattolino, allungo con del brodo vegetale e ci facciamo una buonissima zuppa, insomma. E niente, la zucca poi può essere utilizzata anche in tantissime altre cose, in tantissimi modi, quindi fare ad esempio al forno delle patatine di zucca, che in realtà non sono patatine, sono zucchettine, tipo le patatine fritte, tagliate così a fiammifero e infornate con sopra olio e sale. Io vi prometto che sarà una cosa stupenda al palato, sono veramente buonissime, nonostante la zucca di suo non abbia un gran sapore, perché diciamoci la verità, è abbastanza insipida, però con queste aggiunte in realtà viene un alimento veramente molto buono, una verdura gustosa. Bene ragazzi, io adesso vado a preparare i barattolini e a congelare il tutto non appena si sarà raffreddato. Io spero che questo video vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo. Un bacione!